La Regione Piemonte aderirà alla manifestazione nazionale indetta da Leggende Rosse a sostegno di Antonino Di Matteo, in programma per domani a Roma. Lo farà grazie all'approvazione del nostro ordine del giorno che impegnava la Regione ad aderire e a mandare una lettera istituzionale di adesione ufficiale. E vi ricordo anche questo fine settimana si può firmare la petizione per far sì che non venga applicato il bollo alle auto ecologiche, gas, metano e ibride. Sul nostro sito trovate la cartina. Ciao! Mercoledì ho interrogato la giunta regionale in merito alla sospensiva data dal Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte sulla delibera 30 del 3 giugno 2015 riguardante la psichiatria, i servizi residenziali. Sappiamo che i comunità alloggi e i gruppi appartamento dovrebbero essere convertiti da strutture sanitarie a strutture socioassistenziali, quindi ricadendo sulle spalle, diciamo, o dei comuni o in caso i pazienti non siano sotto una certa soglia di reddito, sui pazienti e familiari degli stessi. Dopo la sospensione l'assessore Saita ha deciso di aprire un tavolo con le associazioni dei familiari dei pazienti psichiatrici per poter eventualmente rivedere la delibera. Delibera che porterebbe appunto a un rischio anche di licenziamento per oltre 500 persone. Terremo il fiato sul collo alla giunta e vi terremo informati. Domenica abbiamo assistito alla storica sentenza del Tribunale Permanente dei Popoli, che ha evidenziato le sistematiche violazioni dei diritti dei valsusini perpetrate in oltre 20 anni di opposizione al TAV. Lunedì abbiamo audito, nel corso di una seduta della Commissione Legalità, alcuni amministratori della Val di Susa e alcuni esponenti di Etinomia, un'associazione di imprenditori etici della Val di Susa. È stato molto interessante affrontare il tema dell'infiltrazione mafiosa in valle. Dalla valle arriva una richiesta molto chiara alla Regione: far sentire la propria vicinanza e ridare credibilità alle istituzioni. Al momento la situazione è decisamente diversa, anche in considerazione del fatto che la Regione non sia costituita parte civile nel processo San Michele, un atto che riteniamo assolutamente vergognoso e al quale bisogna porre assolutamente rimedio, con un atto formale che possa far sentire la vicinanza di questa istituzione ai sindaci, agli amministratori e ai cittadini valsusini.